giro di più. Ma io. Vai, noi non ci si riposava, vai giù! Subito! Andiamo a moggare i moggers. E con questo intendo che andiamo nella stessa palestra dove è stato svolto il video in questione, uno dei video recenti che ha pubblicato Leo sul suo canale, e lo andremo a replicare, lo stesso workout, con molti più chili e alla fine mostrando le gambe possenti, di conseguenza moggandoli. Non che abbia nulla contro di loro, sono uno dei bravissimi ragazzi, anzi spero di incontrare Leo e di scambiarci due chiacchiere in modo tale da conoscerlo appunto non solamente via social ma anche di persona. Quindi tra qualche giorno io, la mia ragazza e il mio amico Bruno partiremo, ci faremo 3 ore di macchina per andare lì e nulla, non mi rimane nient'altro da dirvi. Ci vediamo in palestra, let's go! Allora ragazzi, siamo arrivati in palestra, 3 ore di macchina alle nostre spalle perché noi siamo di Verona. La palestra in questione è a Lucca, quindi è stato un bel viaggetto, un bel road trip. Con me c'è mio fratello Bruno che mi accompagna in questo workout. Lui farà un'altra sessione di allenamento, io sarò solo, diciamo così, tra mille virgolette, nella sessione di gambe che ci aspetta. E la palestra in questione è questa, falla pure vedere. Nient'altro da dire, ora entriamo e cominciamo ad allenarci. Let's go. Ottimo, allora siamo arrivati al carico, teoricamente il loro carico allenante, perché c'è qui l'ospite in questione. Easy, per davvero, la prossima volta faccio 160. Vabbè, li ho fatti l'altro giorno, 180. Però adesso easy. Aumentiamo ancora. Bene, allora 180, di conseguenza abbiamo superato di 20 kg già il loro carico allenante. Vediamo se questa è l'ultima serie di warm up oppure se è il carico allenante in sé. Faccio un paio di ripetizioni per valutare. Ok, faccio 190 e penso che quello sia il carico giusto. Mi sento bene, macchinario, è un buon macchinario, let's go. Ok, allora 190, prima serie allenante, 8 ripetizioni, poi 6, 4 per due giri, quindi un'altra volta 8, 6, 4, sempre con lo stesso carico, e poi un max dopo qualche minuto. Cominciamo con la prima. Un minuto e mezzo e poi di nuovo per 6 ripetizioni. Allora abbiamo finito il primo giro, adesso un paio di minuti, poi riparte l'864 di questi hack squat, riprendo tutte le serie, però ovviamente poi delle leg extension, della pressa e quant'altro ne riprendo solamente qualcuno, tanto c'ho lui stesso come testimone. Ah.
Bene, ora il max. Ma ti sto qua vicino, quindi? Sì. Su! Vai, noi non ci si riposava, vai giù! Subito! Vai! Subito! Non c'è riposo! Vai! Ci riposa alla fine! Su! Ultima, vai! Fingi, eh! Su! Il tuo cervello è già quel 8%. Spero che si senta perché c'è la musica proprio sopra. Ora, 8 super serie. Andiamo a svolgere 6 ripetizioni di leg extension con 110-115. Loro hanno utilizzato 110. Lui mi ha appena detto che in realtà hanno 115, quindi parto da 115, poi al massimo scalo 110, non importa. Però nello squat mi sembra che loro, sì, loro hanno utilizzato o 110-120 kg, io ne utilizzerò 130. Cos'è che cambia in realtà? È che loro hanno fatto prima tutta la leg extension e poi tutti gli squat. Io invece andrò a fare la leg extension in super serie con gli squat, quindi sarà già un po' più complicato rispetto a quello che fanno loro, oltre comunque il carico aggiunto in più. Cominciamo. Dai, 3, dai, 4,
5, dai dai, tu che hai, quello che hai tutto, bravo. Buono. Sesta serie. Dopo questa ne mancano altre due. Sono sincero, si fa sentire la super serie a livello di fiato. Però ce la portiamo a casa. Aria, concentrati su queste, mi raccomando. Vai, eh. Uno, dai. Due. Dai. Tre. Dai, 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 dai. Quello che hai, quello che hai. Dai, 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 dai. Su, su, su. Ultima serie, qua c'è con me mio fratello Bruno che mi dà una mano. 6 reps, e poi passiamo alla leg press. Andiamo. Portato a casa, leg press ora. Vai. Ok, allora adesso ci avvicineremo al carico. Loro hanno utilizzato 180. Max sarà veramente, ma veramente duro. Io metto 170. Forse anche 162 e mezzo, non lo so, perché devo gestirlo. Noi vediamo se utilizzare 190-200, preferibilmente. Le ripetizioni sono, le serie sono 4, 8, la prima, 8 ripetizioni nella prima serie, 6, 6 nella seconda e nella terza, e nella quarta 5 ripetizioni. Dopodiché sarà una quinta serie dopo 20 secondi e sarà un max. Let's go. Utilizzerò, riesci a riprendere, 200 kg. Loro ne hanno utilizzati, vabbè, non importa. Non importa, non importa. 8, 6, 6, 5 e dopo 20 secondi farò un max. Quindi l'ultima serie è un cluster. Qui penso di riprenderle tutte le serie. Let's go. Bruno, mi dai la mano sulla prima? Ok. Aspetta che forse devo scorreggiare.
bella, bella. Dai, dai. Yeah. 2, 1. Buona. Su, via, basta. Ce l'hai il tempo? Sì, dai. Dai, Nel max, punto a farne 3-4, okay? Ok? Se ne ho di più, spremimi. Vai. Va bene? Devo morire. Dai. Quanto sono? 7 secondi. 7. 5. 4. 3. 2. 2. 1. Vai. Dai, Su. 1. 1. Dai. Su. Ok, dai. Ok. Workout concluso. Diamo un occhio al pump e poi facciamo la conclusione del video. Let's go. Buono, direi che il pump c'è, ti abbiamo mogato. Dimmi un po', quando è che gareggi te quest'anno? 7 settembre. Ci siamo? Allora, allenamento concluso, abbiamo fatto tutto l'allenamento come da programma, abbiamo anche fatto la super serie leg extension squat, cosa che loro non erano riusciti a fare, ma ovviamente perché erano in due, di conseguenza veniva un attimo difficile fare you go e go, che vuol dire uno dietro l'altro principalmente. È stata una bellissima esperienza, appunto perché ho avuto modo poi di chiacchierarci e parlarci. Bravissimo ragazzo, niente da dire assolutamente, ho fatto anche due chiacchiere con il suo coach e abbiamo parlato di molti argomenti, tra cui il bodybuilding e insomma quello che poteva essere una categoria adatta a me e tutti i vari aspetti del caso. E nulla altro da dire, se non che mi sono divertito tantissimo. L'allenamento è stato bello intenso, e ho le gambe demolite, perché effettivamente ho le gambe demolite, però ne è valsa la pena. 3 ore di strada, 3 ore di allenamento, più poi ho anche allenato la mia ragazza e Bruno, e quindi ne è valsa la pena. Ora ci imbarchiamo, facciamo altre 3 ore di strada e inizio subito ad editare questo video, che non vedo l'ora di farvelo vedere. Quindi ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, di avervi divertiti, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.